eredito una situazione particolarmente ben gestita, quindi per me sarà ancora più entusiasmante ma anche più complesso apportare il mio in quella che sarà la gestione del prossimo futuro dell'azienda AFM Arezzo. Non mancherà l'impegno, non mancano le idee. Passaggio di consegne ai vertici delle farmacie comunali di Arezzo. Il nuovo amministratore delegato è Massimo Sisani, che con l'inizio del nuovo anno ha raccolto il testimone di Gianluca Ceccarelli. L'obiettivo sarà di dare seguito al percorso avviato e di consolidare sempre di più il ruolo delle farmacie diventato strategico durante la pandemia. Effettivamente sì, con la pandemia la farmacia è diventata un punto di riferimento assoluto per i cittadini. Lo vediamo non solo per la quantità di persone che accedono alle farmacie per necessità, perché devono fare appunto i tamponi o perché devono usufruire dei servizi essenziali che la farmacia offre, ma perché stiamo verificando che c'è un approccio completamente differente di percezione. È diventato proprio un vero e proprio punto di riferimento sanitario sul territorio per i cittadini, e questo ci fa onore, perché la nostra professionalità è la professionalità dei farmacisti, e la validità del sistema farmacia in Italia oggi è sotto gli occhi di tutti quanti. Per quanto riguarda i tamponi, stiamo lavorando come AFM per offrire il miglior servizio. Un ottimo lavoro è stato già fatto fino ad oggi. Stiamo implementando le ore e probabilmente anche il numero di punti tampone per le prossime settimane nelle nostre farmacie della rete. Quello dei tamponi la fa da padrone, ma non ci dimentichiamo che facciamo anche nelle nostre farmacie, come nelle farmacie in generale, si fanno vaccini, ma si fa anche telemedicina, si fanno tanti servizi molto apprezzati, e il luogo dove ci troviamo, la farmacia numero 4, che è quella che è stata da poco inaugurata, è testimone del fatto che le farmacie devono essere in continua evoluzione, al passo con i tempi, nel ridisegnare i propri spazi, nel rivedere le proprie location, proprio perché cambia continuamente il ruolo della farmacia all'interno della società, e quindi dobbiamo andare dietro a questi cambiamenti continui.